Ed ecco l'azione di cui vi stavamo parlando poco fa, vedete la clamorosa traversa di Bonetti sulla incisiva azione di Galderisi in profondità, clamorosa traversa, la rivediamo, ecco la conclusione di Bonetti, la palla che picchia sotto la traversa e poi termina purtroppo in campo. Ancora il Verona in attacco, ancora Galderisi, è stato bravissimo il centravanti che voleva festeggiare il suo matrimonio non soltanto con i confetti regalati alla curva ma anche con un gol alla Fiorentina. E questo è il fallo da rigore di Fabio Marangon su Mattei. Va nelle proteste dei giocatori gialloblu, qui il dischetto, lo specialista Baggio trasforma e della Fiorentina va in vantaggio. E siamo nella ripresa, una ripresa a tambur battente ancora per il Verona, cross di Marangone, vedete ancora che bravo Galderisi a cercare la conclusione in acrobazia, Landucci si getta sulla destra e blocca. Qui è Bortolazzi su calcio di punizione e Landucci respinge in angolo. Il Verona continua a premere, sostenuto da una grandissima curva sud che dal primo all'ultimo minuto ha incitato i giocatori in maglia gialloblu. Colpo di testa di Bonetti, attenzione al rigore, Calisti, intervento falloso su Caniggia e l'arbitro, che è il signor Felicani di Bologna, che ha fischiato molto, indica il dischetto calcio di rigore. La preferenza è andata a Mario Bortolazzi, ecco la sua conclusione. Bellissima, portiere da una parte, pallone dall'altra e Bortolazzi va a raccogliere l'abbraccio della curva sud. Verona che insiste ancora alla ricerca ora della vittoria e qui c'è una buona opportunità su questo cross dalla sinistra, poi Marangon mette al centro, ancora Galderisi di testa, ma la palla termina sul fondo, si rispera il buon Nanu. E qui è Soldà, attenzione, questa l'azione che porta al fallo commesso ancora da Calisti su Galderisi. Va nelle proteste dei difensori viole, al dischetto ancora Bortolazzi, attenzione, gran botta questa volta e nulla da fare ancora per Landucci e si ripete la stessa scena di 20 minuti prima, qui siamo al 77esimo.